Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque dottor Torchio, l'argomento di oggi è il tunnel carpale. Che cos'è il tunnel carpale? Da cosa, che dolore è, da cosa deriva? Il tunnel carpale è un piccolo legamento che sta proprio nel passaggio tra il polso e la mano. Questo legamento, un po' per la deformazione delle ossa, un po' per le tensioni. Ci facciamo vedere bene se alza la mano così. Tende a stringere, è proprio questo punto, tende a stringere troppo. E allora noi incominciamo a manifestare, ecco, se lo vediamo adesso Perfetto. Nella fotografia, quel legamento che nell'intervento chirurgico viene appunto tagliato per liberare il nervo, schiaccia uno dei, lì passano 9 fra nervi e tendini solo in quel punto lì. Noi abbiamo una sintomatologia che è caratterizzata dall'inizio un intorpidimento di queste 3 dita, cioè il pollice, l'indice e il medio, che diventa poi un formicolio o diventa addirittura il dolore. Al di là che all'inizio noi possiamo sbattere la mano in questo modo e tenerla diciamo penzoloni, in questo modo passerà immediatamente, possiamo arrivare anche addirittura a mettere un tutore notturno che ci eviti di fare delle flesso estensioni della mano e sovraccaricare questo punto. Però la sindrome del tunnel carpale è molto dolorosa, come tu sai colpisce 4 donne contro 1 rispetto agli uomini, colpisce di più la donna, questo non è ancora capito, compreso, probabilmente per il suo assetto ormonale, ma anche perché sicuramente è stata messa in relazione questa sindrome del tunnel carpale con i lavori pesanti, certo. Per esempio, non so, una potatura, ecco, dopo le potature tante persone manifestavano questa problematica, chi utilizza molto le mani, ma una certa, diciamo, un certo senso anche la teoria che le persone che soffrono di tunnel carpale soffrono già di problemi di colonna cervicale e molto spesso hanno questo difetto di cui abbiamo spesso parlato notturno del bruxismo, cioè del digrignare i denti e quindi trasmettere una fortissima tensione alla colonna cervicale e poi lungo tutto il braccio fino a che questa tensione arriva addirittura nella zona dei polsi delle mani. Quindi sicuramente chi ha problemi di tunnel carpale spessissimo ha anche problemi di cervicale che sono venuti prima e le cure non sono semplicissime dalla fisioterapia, che dovrà ovviamente tener conto anche del tratto cervicale, alla mesoterapia, che indubbiamente la mesoterapia sono delle microinfiltrazioni superficiali con un ago corto, può migliorare la situazione, così come ovviamente anche dei trattamenti manuali e una fisioterapia e un allungamento, una fisioterapia fatta con una certa costanza. Questo sicuramente è un'ottima cosa. Mentre la diagnosi è caratteristica, cioè per capire fino a che punto il nervo viene a essere compresso, al punto da poter dare non solo dolore, ma poi addirittura un'atrofia della muscolatura, soprattutto dei muscoli del pollice, che in questo caso quando c'è un deficit muscolare vuol dire che assolutamente dobbiamo operarci, intervento certo. Relativamente semplice. E questo esame di elezione è l'elettromiografia, dove attraverso degli elettrodi, a volte degli aghi, viene misurata la conduzione dell'impulso per capire che strozzatura, a che livello sia la strozzatura nel tunnel carpale e se sia necessario intervenire con l'operazione o se si possa con le terapie convenzionali, come abbiamo detto, fisioterapia e naturalmente mesoterapia, compreso il tutore, per poter migliorare la situazione. Tutore di notte. Il tutore soprattutto di notte, perché di giorno controlliamo meglio la posizione, di notte vengono assunte posizioni di flesso o estensione esagerate che poi ci svegliano con il dolore. Dottor Torchio, prima mi ha fatto vedere un rimedio immediato per quando sentiamo appunto questo dolore alla mano, che era un movimento. Noi dobbiamo scrollare la mano in questo modo per almeno 30 secondi, anche un minuto, e poi soprattutto la mano deve essere abbandonata completamente morbida verso il basso. In questo caso immediatamente c'è una detensione del tunnel. Di notte lo possiamo fare lasciando la mano fuori dal materasso, indubbiamente in questo caso riprendiamo sonno molto rapidamente. Dottor Torchio, la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che
Nel caso vi foste persi una puntata, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio. Vi auguro un buon proseguimento di visione.